Salve a tutti, benvenuti a votare questa serie. Nessuna stazione secondaria è un'isola. Vabbè, ok. Dicevo, benvenuti a puntare questa serie su Death Stranding, cioè reality check. Ecco, questo è il mio reality check su Death Stranding, in cui vivo questa avventura interamente con voi. Senza fare niente, proprio niente a telecamere spente, proprio per una mia precisa scelta. Ecco, per una mia precisa scelta, non faccio niente a telecamere spente. Ecco, proprio per darmi una, come posso dire, una reazione completamente autentica e sincera a quello che è la. Mappe, informazioni, ordini. Non ci dico niente, dobbiamo uscire fuori. Vabbè. Diciamo, quella che è una, ripeto, una reazione, diciamo, vera e sincera a questo gioco. A questo gioco, ecco. Gli altri giocatori sono soddisfatti del tuo operato. Vabbè. Ok. Vabbè. Usciamo dalla stanza privata. E andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Adesso vabbè, ci sarà un'altra. Mi sa che avremo un altro. Sale. Aia. Ecco. Mi sa che così è come è morto il veterano. Dicevo. Scansione Sì? Ehi, Sam, ho delle informazioni per te. Dimmi. Sono frutto dell'espansione della rete chirale, tutto merito tuo. Sì? Ecco, riguardano i BP. Sì. Giusto per chiarire, è stata una mia iniziativa, nessuno me l'ha ordinato. Ok. E se fanno domande, la colpa è mia. Non voglio che ci siano ripercussioni su di Oh. te. Tu mi hai solo ascoltato mentre blateravo la radio, ok? Va bene. Comunque, pare che la Bridges non fu la prima a sfruttare i BP. Fu Ah. un gruppo di separatisti. Eva. Terroristi che si opponevano all'espansione delle UCA, stando ai resoconti. Cominciarono a usarli circa 3 anni fa. Era il periodo in cui la Bridges 1 pianificava il viaggio verso ovest. Pare che anche i separatisti abbiano avuto guai con le CIA. Capirono che se fossero stati in grado di individuarle, avrebbero potuto usarle contro di noi. Quando alla Bridges giunse questa voce, decisero di fare la stessa cosa, ovvero di usare i BP come contromisura. Sì. È possibile che il tuo sia stato creato per questo scopo, cosa che qualcuno ha cercato di nascondere. Dato che non c'è traccia della documentazione di BB28, Ah, ok. mi è sempre sembrato strano che fossimo disposti a usare una tecnologia che nemmeno comprendiamo. Ora Sì. sappiamo come mai. Abbiamo copiato i metodi di qualcun altro fin dall'inizio. C'è Vabbè. altro che dovresti sapere. Cioè? Riguarda gli esperimenti sul primo Bridge Baby. Quindi? Da quello che sono riuscito a capire, ebbero inizio nello stesso periodo in cui si verificò il Death Stranding. Furono condotti sull'isola di Manhattan, sulla costa orientale, Sì. che fu spazzata via dalla faccia della terra da una voragine, con ogni probabilità. A Ah. quei tempi gli esperimenti avevano il pieno sostegno e l'approvazione del governo Sì. americano. Sono solo ipotesi, ma ho il sospetto che il programma BB fosse stato concepito per comprendere meglio la natura del Death Stranding. Tuttavia, per motivi etici e di sicurezza, l'opinione pubblica era contraria al programma. Ci sarà stato un motivo, ecco. Ma gli esperimenti continuarono e per tentare di spiegare l'origine del più grande disastro dell'epoca ne provocarono un Ah, secondo. bene. Non dimentichiamo poi che il presidente perse la vita nell'incidente. Fu solo dopo la Bene. sua morte quando gli succedette l'allora vicepresidente Strand.
che un decreto presidenziale pose fine agli esperimenti. Era ora. I documenti furono distrutti, le strutture furono smantellate e cercarono di eliminare ogni prova dell'esistenza dei bibbi. Sì. Ci si potrebbe chiedere come abbia fatto un gruppo di separatisti a recuperare quella tecnologia decine di anni più tardi. Ti Sì. farò sapere se ci saranno novità importanti. Ok. Bella, l'ho buttata lì. Sì. Apri il terminale e ricontrolla gli ordini. Ok, apri il terminale. Allora, l'ho buttata così a vagonate a caso iniziando da qua. Perfetto. Allora, abbiamo capito un po' di cose. Allora, quello che dicevo io, vabbè, ora ve lo dico. Abitanti di Mountain Knot City hanno un problema urgente da risolvere. Cioè? Una sostanza simile al catrame fuoriesce dal sottosuolo. Ah. Ogni minuto che passa sembra aumentare e tra non molto potrebbe diffondersi in città. Sono stati segnalati casi di infiltrazioni delle mura esterne. Ah. Se non facciamo nulla, tra non molto l'intera città potrebbe venire inghiottita da un mare di catrame. Ma C'è un ordine da Mountain Knot City. Controlla i dettagli sul terminale. farle evacuare no, eh. Ma no, no. Dobbiamo andarci noi. Vabbè, accetta ordini per Sam e questo. Maneggiare con cure, in cura, evitare gli urti. Danno inferiore al 40%. È a Mountain Knot City con bordelli e cose che ci saranno. Io, perché sicuro ci saranno casini, sicuro. Allora, come al solito, o ci sono muri o ci sono. Come cacchio. Allora, porca miseria, mi fate vedere. Oh, ecco, o ci sono muri o ci sono. No, muli. Forte per. Muli. Ci sono muli. Sono previsti muli. Sono previsti muli. Va bene. Ok, allora, che dobbiamo fare? Accettiamo, che devo fare? Quanti chili sono sto coso, scusa? 80 chili! Va bene, seleziona, accettiamo l'ordine. 80 chili, allora, fucile d'assalto ce l'ho. Allora, fucile d'assalto non letale. Me ne faccio uno. Continua. Sì, uno. Dovrei usare motore? Vabbè, 3 ruote modello lunghe distanze o 3 ruote questo. E là. Qua ce ne andiamo con stile. E la garage online. E questo non è per lunghe distanze. Però c'è forte pendenza. No, 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 no. No, no, no. Lasciamo stare qualsiasi motore. Ci sono forte pendenze come cacchio di. Attenzione, Sam. L'involucro di quella bomba ad antimateria non è ideato per i lunghi tragitti. Le trappole magnetiche per l'antimateria sono delicate. Ah. Un forte urto, una guida spericolata o un trasporto sbilanciato possono compromettere le trappole. Qualsiasi anomalia nell'involucro farà scattare l'allarme. Ah. Se si attiva, stai sbagliando qualcosa. E se si attiva la bomba, ci ritroveremo in un bel guaio. Bene. Uno di quelli senza rimedio. Ok. Ok. Quindi 122 250 kg è tutto, sì. Dispone automaticamente il carico. Scusa, posso un attimo fare una cosa perché mettere di piano carico qualcosa che magari non mi serve. Tipo questo, il non letale. Non fucile assalto non letale potrebbe servirmi invece.
L'anti-CA. Ma ci la su sti resine. Che sono 4 kg. CCP livello 2. Ho un overcarrier, ne ho uno. Agganciato la gola, ho due scale. Sacca di sangue. Erba sandalo. Boh. E serve tutto. Serve tutto. Serve tutto. Ok. Ok. Allora. Ora. Scusate un attimo, dicevo, io devo riportarmi, il mio scopo di questa serie è portarvi la mia esperienza su Death Stranding, in tutto e per tutto, per com'è, se, Mi chiamo Sam. ho capito, mamma mia, ho sbagliato, perché poi giocando vari giochi mi dimentico, allora, la mappa, ok. Ah, qua ci sono varie cose. No, ci sono le teleferiche. Ma le teleferiche non rischio di. Ok. Secondo me. Allora. Andiamo. Posiziono un indicatore là. Ci sono teleferiche online e usiamole. Ah. Ok. Scusa. Posso vedere un attimo la situazione? Ah, beh, dritto davanti a me. Sono teleferiche online. Mi conviene usarle o salto per aria la prima. Boom! Come me lancia me. Salto per aria. Così. Limite alle armi revocato. Ok. Là c'è un ponte. Ci passo. Salve. Salve. Là c'è un altro ponte. Teleferico online. Oh, vediamo, magari. Oh. Io ho sempre il timore che lo sbalzoni delle teleferiche mi fanno saltare per aria la bomba. Però vediamo. Magari non li conta? Usa teleferica. Ok. All'altro esterno? Pioggia? Crono pioggia? Sì. Seleziona la destinazione. No, non mi dà altre selezioni. Scendi dalla teleferica, va. Facciamo che scendiamo. Ok. Poi. Potrei andare sulla tettoia anticrono pioggia. Che è qui. Ah. Posso. Posso. Oh, ecco. Tettoia anticrono pioggia. Sì, posizione indicatore qui. Dai.
Vabbè, intanto qua sono scollegato. Ok. Però qua. Allora, qua serviranno delle resine, è possibile? Meno struttura. No. Dico, invia materiali. Allora, resine servono? Sì. Resine. No, non servono. Posso metterci solo dei cristalli. Ne servono molti di più di quelli che ho. Va bene, niente. Pazienza. Oggi non è niente di interesse. Allora, io. Ma dove devo andare, per curiosità? Ah, io sto sbagliando lato, quindi devo andare di là, giusto? Sì? Di là. Ho capito, ti sembra di camminare scalzo, ma. Allora, senti. Cambia calzatore. Oh. Tanto. Ne prendiamo altri. Ecco fatto. Ora andando a noi, gli altri difendono i colpi d'arma da fuoco. Ok, ho capito. Noi, allora. Pistola no. Io voglio. No, sparapolas. Hanno l'anticiano. Com'era? Ah, R3 per cambiare pagina. Allora. D'assalto non letale. Emo proiettili. Io direi proiettili di gomma. Oh, ecco. Ok. Ok. Ah, vabbè, facciamo una cosa, ho capito, eh. Forse è meglio che faccio un po' di giro largo. Meglio che faccio un po' di giro largo, eh. Faccio il giro largo che è meglio. Ho capito che il tetto antipioggia, anti-CA è proprio là dove ci sono i muli. Io onestamente, ove posso evitare rischi, me li evito volentieri, eh. Dove sto andando? Ok. Stiamo molto. Ok. L'ho annullato. Perfetto. No, ci sta uno dei tipi. Va bene. Ci sta uno dei tipi. Vabbè. Quello non posso evitarlo, mi sa. Non posso evitarlo? Posso evitarlo? Perché se posso evitarlo lo eviterei volentieri. Quello va via. Ma io.
Vedi che cacchio, io tra l'altro figurati. Porca puttana, va bene. Vai. Ok, uno. Ok, fu due. Sacca di sangue. Sacca di sangue. Possono servire, mamma. Eh sì. Allora, ricarica. Meno male che anche qua si ricarica col quadrato. Che scatole. Dove sei? Se riuscissi. Ok. Vai. Se riuscissi a prendere uno di quei mezzi. Porca miseria. Allora, anche te. Oia, porca! Vero! Porca miseria, è vero!